Buongiorno e benvenuti all'archivio di Stato di Forlì, uno dei 100 archivi di Stato italiani e ufficio periferico del Ministero della Cultura. Io sono Federica Cavina, una delle archiviste di questo istituto e vi do il benvenuto in uno dei depositi della nostra sede di Forlì. Noi nasciamo come sezione d'archivio nel 1941 e diventiamo archivio di Stato poi nel 1963, mentre la nostra sezione di Cesena nasce nel 1970. Ma qual è il nostro compito fondamentale? È quello della tutela. La tutela di cosa? Dell'immensa documentazione che conserviamo nelle nostre sedi e che si snoda per circa 12 km lineari di scaffali fra Forlì e Cesena e che copre un arco cronologico che va dall'alto medioevo fino agli anni 80 del Novecento circa. E altro nostro compito fondamentale è quello della fruizione, cioè quello di rendere fruibile questo patrimonio al più vasto pubblico possibile, principalmente tramite l'attività delle nostre sale di studio di Forlì e di Cesena, oppure tramite la consulenza archivistica che offriamo anche a distanza, oppure tramite le ricerche per corrispondenza. Ultimo, ma non meno importante, è quello, il compito della valorizzazione, cioè di rendere questo patrimonio conoscibile e conosciuto al più vasto bacino di pubblico e di utenza possibile. Ma cosa conserviamo nelle nostre sedi? Principalmente le carte, la documentazione storica degli uffici di governo che hanno sede sul territorio provinciale di Forlì-Cesena, che fino a pochi decenni fa comprendeva anche il Riminese, e quindi per esempio non so, il fondo di prefettura, fondi catastali, il fondo del genio civile, fondi giudiziari, documentazione militare o documentazione di stato civile di epoca napoleonica prima e dello stato italiano poi, oppure anche altre tipologie di fondi come gli atti dei notai, archivi scolastici o l'importante fondo delle corporazioni religiose soppresse, cioè tutti i documenti, quei documenti e carte di monasteri, conventi e altri istituti religiosi del territorio provinciale che erano stati soppressi tra fine 700 e 800 e il cui patrimonio, tra cui appunto anche gli archivi, erano stati demanializzati e gli archivi sono solitamente appunto pervenuti agli archivi di Stato. E abbiamo poi altri fondi che ci sono stati o donati o depositati, come gli archivi storici comunali di Forlì e di Cesena e di altri comuni del territorio, e l'archivio storico della provincia di Forlì, archivi di famiglie e di personaggi illustri. Quindi benvenuti, e oggi vi accompagniamo in questo giro, insomma in questo nostro patrimonio, vi presentiamo alcuni documenti che conserviamo qui da noi.